Allora, dicevo, questo tanto saluto ai sostenitori e sostentatori di questo Hanson di Troll. Questo qui è un problema che sto riversando un po' tutti perché tanti hanno, dice la macchina non va bene, non è più lei, non riprende, non pre cioè si ferma, si spegne i semafori, perché, per come, su e giù, eccetera. Leggendo su internet ho scoperto che c'è il debimetro. Il debimetro, questo qui è il coperchio che va qui ed ce l'hanno tutte le macchine, niente meno che un calcolatore della misura adesso dell'aria, eccetera. Questo qui si sporca e ha un sensore, lo vedete quell'affarino rosso laggiù in fondo, è una resistenza, si sporca e infatti si sporca anche la rete, se vedete la rete sporca. E che succede? Che praticamente questo oggetto qui ha il compito di misurare la quantità di aria che il motore nel momento in cui accelera o decelera gli dà al motore, e la miscela per fare gasolio e aria o benzina aria, che sono poi 18 parti e una, mi sembra di ricordare. Allora che succede? Succede che questo intasandosi lui non riesce a capire più che cosa sta succedendo e il motore consuma di più, non rende, perde, eccetera. Dovete pulirlo con un prodotto a secco, tipo lubrificante per asciutto, perché è importante stare molto attenti a non a evitare, diciamo, vedi? Infatti adesso poi darò una spruzzata con l'aria e, se è il caso, ripetere anche più di una volta. Ecco, lì sono i sensori. Adesso non so se riesco a farli vedere con la luce. Ecco, quello lì rosso, vedi? Quello lì rosso. È importante farli vedere e cioè pulirli anche ripetendo due volte l'operazione. Questo, essendo un prodotto a secco, si può. Ecco, adesso lei si sente bella lustra. Adesso vado a dargli una soffiata. Ecco, per farvi capire, poi rimontate tutto, vedete che le cose tornano a posto. Un saluto, ciao.